sì, c'è Esatto, proprio una pagina dell'EA. esatto. A 29,99 euro. God, ma qua funziona. A questo Porca punto mi confermi. miseria. Quanto costa andare a Eh pagare? no, quelli 40? adesso costano di più, secondo me costano sui 60 euro, io non ci ho ancora giocato. Sì, però comunque c'è 30 euro, 30 cioè. euro più 60 comunque. E vabbè, insomma, però li sblocchi tutti e due, uno esce in autunno e l'altro in estate, se non sbaglio, sono l'Isola della Corona e boh, un altro che non mi ricordo. L'isola solitaria dell'armatura e le terre innevate della corona. I nostri DLC sono Ok, allora questi. insomma, insieme a questo hanno fatto uscire il remake, come dire, di due giochi Pokémon che sono usciti, uno per il Game Boy Advance e uno per il DS, ossia Mystery Dungeon Squadra Rossa e Squadra Blu. È uscito Mystery Dungeon DX, se non sbaglio, per Switch, e volevo provare la demo, ma non ho fatto in tempo, quindi vi farò sapere settimana prossima, quando l'avrò provata. Ah, che adesso tu mi hai detto che questi giochi Pokémon, praticamente per riempire un po' quel vuoto magari che hanno lasciato, hanno messo questi DLC, no? Almeno a me è sembrato di capire così. Mi sembra molto quello che sta un po' adottando, magari anche su Assassin's Creed della Ubisoft. Per esempio, in Odyssey, che è un gioco che a me comunque, cioè non l'ho finito ancora perché è molto lungo, però comunque non è che mi è dispiaciuto, anzi, è riuscito abbastanza da quello che ho giocato. Mi sembra che ormai per completare i giochi ci sia sempre questo fattore del DLC. Per avere parti in più di storia o anche di gioco proprio, di gameplay, devi pagare i DLC. Questa cosa dei DLC è piaciuta molto agli utenti della Nintendo perché tutti si aspettavano, cioè si aspettavano poi, se doveva uscire qualcosa, sempre riguardo Spada e Scudo, pensavano uscisse un terzo gioco, come è successo prima con tipo Diamante e Ok, Perla che è uscito Platino, qualcosa del genere. Invece di fare questa cosa qui, hanno cercato di coprire quei buchi, come dire che ad esempio hanno fatto questo taglio del Pokédex molto ampio. E in più hanno messo delle nuove forme per gli uccelli leggendari della prima generazione, Moltres, Zapdos, Articuno. Guardali su internet perché sono meravigliosi, mi piacciono da morire. E poi hanno mostrato questi due, è presente Regigigas, Regirock, Registeel, Regice? no, Cerca adesso trio Regi su controlliamo. internet. In pratica, questi sono di terza generazione e hanno fatto uscire queste immagini. Ho capito quali Di sono. uno dei Ecco. regi di tipo elettro e un regi di tipo drago, o almeno sembra che abbia il teschio di un drago sopra la testa. E insomma, sono uscite delle cose fantastiche, dei nuovi vestiti. Insieme appunto a questo Mystery Adesso Dungeon DX. iniziamo a mettere le skin No, anche no, no, ai skin, Pokémon adesso. no, vestiti per il personaggio. Per fortuna non hanno messo Oh, le skin dei Pokémon. Tra ok. l'altro, ieri su Fortnite ho visto la notizia, è Le uscita la skin di Ninja. skin. Ah sì, ho visto anch'io, ma è una Ah no, cosa no, troppo allora cringe. la versione modificabile è quella che ha gli occhi azzurri ed ha la faccia nera, come dire, è meravigliosa comunque. Sì, ma beh, Ninja ormai è più un brand che un giocatore, allora. Cioè, è carina, però chissà. Ma stavi dicendo tu riguardo ai DLC? Ah, stavo facendo un paragone con Assassin's Creed Odyssey, che puoi pagare i DLC o cioè puoi pagare in più per avere tipo dei bonus di esperienza, perché in Odyssey si va avanti con l'esperienza, devi salire di livello, puoi battere nemici sempre più forti man mano che sali. Però c'è cioè, quello che mi sembra che ormai cioè, ad esempio, quello che sbaglia la Ubisoft è che per finire i loro giochi, cioè in un tempo accettabile, perché magari non c'è gente che ha più di 50 ore da passare su Assassin's Creed. Cioè, ti mettono questa cosa del pagare dei soldi aggiuntivi, avere dei bonus di esperienza e dei bonus anche, magari, anche sempre lì delle cose, delle skin, robe così che alla fine sono ormai diventati una parte, a malincuore integrante dei giochi, no? Cioè, ormai in qualsiasi gioco puoi customizzare un sacco di roba. Una cosa che magari mi piaceva di più quando c'erano sempre queste skin era nei giochi un po' più vecchi, magari mi viene da pensare, adesso non ci ho giocato quando ero uscito, ma a Black Ops 2 o comunque i vecchi COD, le skin potevi sbloccarle e puoi farlo ancora oggi, cioè però facendo sempre degli obiettivi, delle sfide così. Cioè questa è una cosa che secondo me anche per vari giochi potrebbe essere più bella, mentre per Fortnite sì, va bene che fai degli obiettivi, sto collegando i vari giochi, ma bene che fa degli obiettivi, ma per avere quegli obiettivi devi comunque pagare. Mentre su COD, una cosa che a me è piaciuta abbastanza, sempre su COD, è che non devi
per forza pagare per avere la skin, che ne so, tipo quella segreta che devi fare con le armi platino, che cioè comunque puoi raggiungerla anche magari passandoci molto tempo, però senza dover Sì, pagare è vero. Ma questa cosa sostanzialmente. qui, nel senso, su Assassin's Creed è un conto. Io ti dico, non ci ho mai giocato, però ho visto qualcosa. Perché comunque io c'ho, sono più per la Cioè io sì, Nintendo, ho comunque. guardato. Qualcuno mi ucciderà. Sì, vabbè, tu sei un Siamo allora, Nintendaro. io sono Nintendo, tu sei PS4 e Matti all'Xbox. Ah, e comunque, anche se non c'entra niente, comprate Uncharted e giocateci in precedenza. Allora, Che poi esce il film con Tom Holland. che dobbiamo assolutamente vedere perché, mamma mia. Sì, sono troppo curioso, sarò criticissimo su quel film, perché se mi sbagliano una minima cosa mi incavolo. Dicevo, quello, l'altro gioco che ho provato, di cui comunque non ho ancora finito, quindi non saprei parlare molto, è Fire Emblem Awakening. No, fra, credo di aver capito che gioco è. C'è un mio amico che ci giocava Allora che io, guarda, dice io ci ho che è giocato, mi sa fantastico. che ci ho fatto 2 ore al massimo. È bellissimo. Solo su Switch? No, è su 3DS. Ah, su 3DS, che lo vedo anche su Ah, è Switch. uscito anche Immagino su che Switch. No, sia. perché comunque io non sono mai entrato nel mondo di Fire Emblem. Da quanto ho capito, è tipo il 13esimo, 14esimo capitolo. Mi sembra 13esimo. Sì, no, lui non mi ricordo qual è che giocava, però era un Fire Emblem e Di Fire tipo lo Emblem. adorava, diceva che era il Di gioco Fire migliore Emblem del ce ne mondo. sono, cioè non so quanti. Però questo qui è del 2012. Ma ci sono anche per Sì. PC. Direi, non lo so, eh. In pratica è uscito tipo intorno al 2012 la prima volta, mi sa, in Sì, Giappone. 2012 lo Ed confermo. è tipo il 13° capitolo dei Fire Emblem. E questo io l'ho iniziato, ho detto, Madonna, ma una grafica della Madonna, è Beh, meraviglioso. per essere il 2012, dalle immagini che vedo mi sembra una grafica che non è male. Ci sono scene che, come dire, tu non puoi, in cui tu non puoi agire, nel senso sono scene registrate, Sì, cioè, preparate. come. Vabbè, quello in tutti i giochi. Cioè, Esatto. come in qualsiasi gioco avente una trama, faccio un esempio, parlo Però, no, della Stupas, sì. non può Però io le ho saltarci. confronti, cioè se le confronti con quelle del. Io ho giocato a Ultra Sole Ultraluna quest'estate. È stata una roba Pokémon, ovviamente. Ed era una roba Sì, che, cioè, era carino, però. No, scandalosa. non è scandalosa, perché comunque è carina. Però se li confronti. E in pratica è la storia di questo Crom, che è il principe di questa regione, che si chiama. Cioè, di questa regione, di questo regno, che è chiamato Regno di Lys, non so come si pronuncia, quindi qualcuno ci gioca, Vabbè, un regno. non uccidetemi. C'è una scena all'inizio, no, anzi, non posso dirvela perché è uno spoiler pazzesco. Però te lo dico, te lo mandano subito, appena inizi il gioco c'è questa scena. Puoi dircela, dai. No, vabbè, dai, dovete Vabbè, assolutamente provarlo perché. no spoiler, noi siamo molto bravi. Vabbè, insomma, è. Come nel primo episodio. Esatto. In pratica è un gioco di ruolo tattico, come dire. Tu poi dopo devi Ok. combattere i nemici e fare Ma tipo. cioè, aspetta, il modo di combattere è tipo quello che c'era in Final Fantasy, no? Ho presente, ma non ci ho mai giocato. Dovevo provarne uno, però. Sì, neanche ci ho mai giocato, però so come, cioè, so un po' come si combatte, No, che non ho c'è. presente. No, io ci ho giocato tipo poco, però ho capito cosa intendi. Cioè, è così che adesso non so come farti capire com'è. Un po' tipo Undertale, non so, un sistema No, no, molto no, no, simile. cioè, non è proprio così. Ok. Cioè, allora, è simile perché comunque devi usare le mosse, cose del genere. Cioè, come nei Pokémon, hai le No, no, mosse, no, no, devi no, usare non queste. è proprio così. Tu hai una mossa per ogni personaggio. Ci sono quelli a cavallo, quelli per Una sola. terra, quelli. È tipo una sola, sì, non ho visto bene. Però tu puoi cambiargli le armi e Ok. cambiare. Ci sono le varie debolezze, tipo la spada è super efficace sull'ascia, l'ascia sull'arco, cose del genere. Non me le ricordo bene. E insomma, Ah sì, tipo, funziona capito. così. Quando inizi una battaglia contro una flotta di nemici, come dire, sei su un campo a quadretti, a scacchi, come dire. E tu devi far avanzare ogni personaggio del tuo esercito, tra virgolette, contro l'altro avversario. Una cosa tipo dama, però tu hai una certa area per muoverti. Cioè, è come una partita a scacchi, tu devi avvicinarti ai nemici e. C'è la fase giocatore in cui puoi tu attaccare il nemico e la fase nemica in cui il nemico attacca te. Quando io mi Ok, avvicino ho a un capito. C'ho una giocatore, mezza idea adesso. quando io mi avvicino a un nemico, posso decidere se attendere o attaccare. Se attacco, vedo la mia vita sopra nello schermo superiore e quella del nemico e quanta percentuale di colpo critico posso fare.
Poi parte una piccola animazione in cui io attacco il nemico, ma è come dire tipo Pokémon, una cosa del Sì. genere, appunto. E Ho capito del la fase nulla. giocatore è quando tu hai finito di spostare tutti i giocatori, finisce. E poi sta al nemico attaccare. Non è multiplayer da quanto ho giocato. Sì, guarda, dal 2012 Nintendo è un po' difficile che fosse multiplayer, Però comunque. cioè, che io mi ricordo era multiplayer praticamente solo i giochi dei Pokémon, magari se lo sto bestemmiando, però non insultatemi troppo, No, no, no. grazie. Bestia. Comunque adesso ho capito, cioè mi sembra quasi un gioco da tavolo adattato sul 3DS, per come si combatte. Una cosa del genere per come ho giocato adesso, però comunque la storia già dall'inizio è fantastica. C'è questo spoiler assurdo che ti fanno subito all'inizio. In pratica parte così: parte da un'animazione che non so, magari Ah, alla questo è fine come della finisce il storia, gioco. alla fine della storia. Allora, quando inizi il gioco, parte subito un'animazione che è. Non so, può essere alla fine, io non l'ho ancora fatto, ho fatto 2 ore come vi ho detto, massimo. Quindi praticamente ti lascio subito la suspense, non vuoi sapere subito dov'è quella scena e cosa Esatto, però succede. appena è finita questa scena che, oddio, dovete assolutamente vedere, però giocandoci, e riparte che tu sei svenuto in mezzo a un campo, e Friedrich si chiama tipo una cosa del genere, Crom, che è questo principe, sua sorella Lissa, se non sbaglio, ti trovano in mezzo a questo campo e ti portano insieme a loro. Verso la città che è presa d'assalto da dei briganti e tu inizi la tua prima battaglia così. Siete tu che però tu ovviamente puoi scegliere il tuo personaggio, puoi scegliere l'aspetto fisico, la voce, perché comunque quando ci Cioè sono. puoi personalizzarlo praticamente. Esatto. Quando ci sono i dialoghi, per esempio ti dice "Ciao, sono Lissa", c'è una piccola ti dice una piccola frase in inglese con una voce. Tu puoi scegliere la tonalità di questa voce, la tonalità, sì, il No, ho tono. capito, è una cosa carina che in molti giochi manca, secondo È bellissimo comunque. me. Va bene, mi ha incuriosito. Ah, adesso invece volevo parlare di una serie su Netflix che penso conosciate tutti, anche se voi sono sicuro non l'abbiate vista. Volevo parlare di BoJack Horseman. Ecco, non ho capito già. Qualcuno di voi ha visto BoJack Horseman? Non ho capito niente. BoJack Horseman è Bojack. famosissima, quindi Mamma mia. parlarne. Ah, vi faccio lo spelling. No, non ho Vabbè, fammi lo presente. Ah, spelling, ok, non scusa. ce l'hai Cioè, a me presente. serve, mi interessa. A me fa più lo spelling. Allora, si chiama Oh. BoJack Jay. Ah, Horseman. Bojack Horseman. Ecco. Allora, Bojack Horseman. Ah, vi faccio solo una breve Ma che introduzione, cazzo? visto che il tempo sta finendo, io ho già parlato nei vostri momenti, interrompendomi in modo malefico. Allora, cos'è che succede in BoJack Horseman? Ah, innanzitutto BoJack, che è il protagonista, che dà anche il nome alla serie, è un attore che è un cavallo. Che ha partecipato a una sitcom negli anni, mi pare 80, una roba del genere. E dopo questa sitcom qua, lui diciamo che è andato in malora e tutti riconoscevano questa sitcom, una di quelle classiche americane dove fanno battute un po' così, cioè da vedere in famiglia, dove ridono, ci sono le voci in sottofondo che ridono e così. Ah, e cosa succede? Noi siamo adesso inizia nel 2014 e il nostro cavallo praticamente deve, sono l'introduzione della prima stagione, deve praticamente scrivere un'autobiografia per salvare una casa editrice praticamente con cui ha preso un contratto. E praticamente poi ci sono tutte delle avventure che vanno fatte da questo cavallo che, cioè, incontra sempre persone nuove. Però la cosa particolare, a parer mio, che viene fatta in questa serie è che tramite diciamo, questi avvenimenti che succedono al cavallo, che ha una personalità molto particolare, in quanto diciamo, è una persona che alla fine è depressa e triste, non è contento mai di quello che fa. E la cosa particolare che viene fatta è che tramite questo cavallo, BoJack, vengono rappresentate anche delle emozioni in modo che a volte colpisce, secondo me, tramite i vari personaggi, cioè, hanno un'evoluzione, hanno degli avvenimenti che li portano proprio a diventare, cioè, particolari, diciamo. È una cosa che a me è piaciuta Sì, molto come viene io fatto. guarda, io Non so se avete ho capito. guardato una sola serie su Netflix, nonostante ce l'abbia da ormai 2 anni. Stranger Things. Esatto.
E sono alla ricerca di una serie che non duri tanto. Ho visto che gli episodi durano Ah, circa è